Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti coloro che sono collegati dalle nostre pagine LinkedIn e Facebook di Fortune Italia e collegati anche sul sito di Fortune Italia. Oggi siamo finalmente di nuovo insieme dopo un anno davvero difficile e nonostante la pandemia e i cambiamenti continui che stiamo vivendo e che stiamo affrontando tutti i giorni, vogliamo esserci ed essere presenti. Il titolo nostro di oggi Eppur si muove, perché nonostante la pandemia noi non ci siamo mai fermati, perché il nostro pensare e il nostro agire è sempre stato attivo e rivolto alla centralità del lavoro femminile. Durante questi mesi di pandemia che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere tutti i giorni sono cambiate molte cose. È cambiato il nostro modo di lavorare, è cambiato il modo di rapportarci con le imprese, ma sono cambiati anche i nostri comportamenti quotidiani. Sono cambiati purtroppo anche certi condizionamenti, certi stereotipi che hanno pesato in maniera davvero importante sulla dimensione quotidiana di moltissime donne. Eppur si muove, è stato scelto proprio per sottolineare questo momento di cambiamento culturale e profondo che sta investendo tutta la nostra società, ma soprattutto per mettere in luce il ruolo delle donne e degli uomini che stanno lavorando per sostenere ed implementare queste misure che accrescono il reale empowerment femminile in ogni settore. Quindi, come creare un ecosistema inclusivo? Quale direzione intraprendere? E c'è stata una diversità di reazione nella pandemia tra uomini e donne. Di tutto questo parleremo oggi con i nostri ospiti. Ve li presento subito. Sono la dottoressa Alessandra Carè, direttrice del Centro di Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità, Maura Gancitano, scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto TLON, Vincenzo Galasso, Professor of Economics all'Università Bocconi di Milano, Paola Profeta, Professor of Public Economics all'Università Bocconi di Milano e Monica Parrella, Presidente del Board Most Powerful Women, a cui lascio subito la parola proprio come padrona di casa. A te Monica. Grazie, grazie Alma. Ci ritroviamo qui con i nostri appuntamenti online di Most Powerful Women e oggi diciamo dedichiamo le nostre conversazioni agli effetti della pandemia sulle donne. E per questo abbiamo invitato innanzitutto due professori della Bocconi che si sono occupati, in particolare in quest'ultimo anno, ma in realtà da molti anni, dei temi di genere e delle differenze di genere. In questo caso li abbiamo invitati perché hanno da poco svolto alcune importanti ricerche, alcuni insieme, alcuni come coautori, altri invece separatamente, sui temi in particolare delle diverse attitudini e i comportamenti che uomini e donne hanno tenuto durante la pandemia. I risultati della ricerca sono molto interessanti, li ascolteremo da loro, ma anche diciamo in particolare Paola Profeta ci parlerà anche l'ha accennato anche Alma Grandin, delle conseguenze sul lavoro femminile della pandemia e quindi sarà molto interessante ascoltarla anche per capire quali sono le vie d'uscita da questa situazione che non può essere una condanna, ma anzi deve essere, come dire, lo stimolo e in qualche modo lo si sta raccogliendo questo stimolo perché il dibattito è abbastanza intenso su questi temi di genere e sull'occupazione femminile, deve essere di stimolo per uscire da questa situazione e provare a uscire dalla pandemia verso un nuovo modo di lavorare insieme a uomini e donne in cui le donne possano trovare il ruolo che meritano all'interno del contesto italiano oltre che di quello mondiale. Quindi io ringrazio i nostri ospiti e lascio subito la parola ai due docenti della Bocconi, i professori della Bocconi. Mi sembra di capire che comincerà per primo il professor Galasso e quindi lascio la parola a Vincenzo Galasso e Paola Profeta. Grazie. Grazie, grazie a voi per l'invito. Sono contento di essere con voi, di essere una quota azzurra oggi in questo mondo femminile. Allora, quello di cui vi parlerò, e poi lascerò la parola a Paola per altre tematiche, quello di cui vi parlerò è soprattutto quello che ha a che vedere con l'impatto che la pandemia ha avuto sui comportamenti delle persone e in particolare ovviamente sui comportamenti delle donne, ma non solo.
Allora, partiamo subito con questo studio. Questo studio è stato condotto immediatamente nel periodo appunto della pandemia, quindi abbiamo iniziato a lavorarci a marzo e abbiamo fatto due inchieste campionarie, una a marzo, a fine marzo, un'altra a metà aprile, in una serie di paesi che vedete qui, quindi dall'Italia ovviamente, ma Francia, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, quindi un lavoro in collaborazione con molti colleghi in giro per il mondo. L'idea di questo lavoro era fondamentalmente quella di cercare di capire quali erano un po', se volete, le impressioni, i comportamenti, le attitudini delle persone appunto rispetto a questo sconvolgimento della nostra vita che è stato Covid-19. Allora, vi farò vedere dei grafici da cui fondamentalmente ci saranno, se volete, tre messaggi che sono molto simili da prendere in questi diversi grafici che vi mostrerò. Partiamo con questa domanda. Qui l'affermazione, la domanda era, è stato chiesto alle persone quanto pensavano che fossero serie le conseguenze sanitarie appunto di Covid-19. E da questi due grafici che vedete qui ci sono tre messaggi forti da prendere. Il primo, evidentemente, visto che stiamo parlando di una questione di genere, è la grande differenza che si nota tra la risposta degli uomini e delle donne. Quella delle donne la vedete in arancione, le donne sono molto più preoccupate, cioè pensano che le conseguenze sanitarie di Covid siano molto più complesse, siano molto più serie di quanto non lo facciano gli uomini. Questo lo vedete sia a sinistra, il grafico di sinistra, che è quello di appunto di fine marzo, quindi diciamo, sono dati di fine marzo, sia invece quello di destra, quello di aprile. Secondo messaggio è che c'è una grande differenza tra paesi. Alcuni paesi, e l'Italia tra questi, sono un po' più preoccupati di quanto non lo siano altro. Questo poteva dipendere evidentemente a marzo-aprile dallo stadio in cui eravamo. L'Italia è sicuramente stato uno dei paesi colpiti di più e prima dalla pandemia, e quindi era giusto che fosse così. L'altra cosa che potete vedere è che nel corso di solo un mese, cioè tra marzo e aprile, il livello, se vogliamo, di paura in realtà è un po' diminuito. Diciamo che c'è stata un certo, se volete, un po' una fatica da lockdown, se vogliamo. Una fatica che vediamo anche guardando ai dati successivi, che sono quelli relativi a come quanto le persone fossero d'accordo con le misure di sanità pubblica che sono state prese o che comunque erano discusse in quel periodo. E vedete su questa slide sono evidentemente molto importanti ancora oggi, sono cose che vanno dalla chiusura di asili, scuole, università, negozi non essenziali, chiudere i trasporti pubblici e così via. E anche in questo caso abbiamo costruito un indice che appunto mette insieme le risposte a queste tante domande, alla fine sono 15 domande, e anche qui tre messaggi forti. Il primo è che grande differenza anche in questo caso tra uomini e donne. Quindi le donne sono molto più d'accordo con le varie misure di sanità pubblica che sono state prese di quanto non lo fossero gli uomini. Grande differenza anche tra paesi, con l'Italia che sia a marzo che aprile era uno dei paesi che era in cui le persone, i cittadini erano maggiormente d'accordo con le misure pubbliche, diciamo, quindi con le misure di lockdown, se vogliamo. E terzo messaggio, questa fatica da lockdown. Tra la rilevazione di marzo e quella di aprile, vediamo che l'accordo con le misure pubbliche, quindi diciamo il supporto per le misure pubbliche, tende a diminuire, cosa che evidentemente poi continuiamo a vedere anche successivamente in questi mesi. Ecco, forse l'aspetto più importante però della nostra ricerca è quello che ha a che vedere con i comportamenti delle persone. Quindi in questo caso abbiamo chiesto alle persone qual era la loro attitudine nei confronti di una serie di cose che sono state chieste anche dall'Istituto Nazionale della Sanità e da altri, e ovvero quelle che sono state un po' le cose che sono state dette tutti i giorni, cioè di lavarsi le mani più spesso, di tossire o di starnutire nel gomito, nel fazzoletto, di non salutare gli altri con strette di mano, di tenere la distanza di più di 1 metro, di non uscire di casa, di evitare luoghi affollati, smettere di vedere amici. Queste sono le domande che sono state fatte nella rilevazione di marzo. Ad aprile, quando diciamo, la situazione era, se volete, un po' più chiara e forse anche peggiorata,
stato chiesto anche qual era la disponibilità ad indossare la mascherina, una protezione uscendo di casa, utilizzare i guanti, uscire di casa meno di una volta al giorno. E anche in questo caso, quindi qui parliamo di comportamenti, quindi alle persone è stato chiesto che tipo di comportamenti seguivano, anche in questo caso vedete una grande differenza, soprattutto tra uomini e donne, forse anche più forte che nel caso precedente. Quindi quello che vediamo da questi dati è che le donne sono state più ligie a tenere comportamenti virtuosi di quanto non lo siano stati gli uomini. E questo ancora una volta lo vediamo particolarmente in Italia, che è un paese che si è comportato molto bene, più di altri paesi. Anche in questo caso però vediamo una certa fatica da lockdown, perché passare da, diciamo, se tutti eravamo più compliant, più ligi, più obbedienti a marzo, già ad aprile c'è stata un po' di caduta in questa, diciamo, in questa nostra attitudine o comportamentale. Poi ci siamo chiesti da dove viene fuori questa differenza di genere. E qui fondamentalmente abbiamo guardato due cose. La prima cosa è cercare di controllare, cioè di capire se questa differenza può essere collegata a una differenza di età, di status matrimoniale, di istruzione, di occupazione, molto importante, no? Perché sappiamo che le donne sono occupate maggiormente nei servizi come la scuola o la sanità e quindi sono più a rischio. Inoltre anche se potesse derivare da una questione di reddito familiare o di residenza geografica. Ecco, anche dopo aver controllato per questi fattori, in realtà la differenza di genere rimane, quindi le donne sono più, se volete, più spaventate da un lato, cioè prendono più seriamente Covid, sono più d'accordo con le misure di salute pubblica e soprattutto sono più ligie a seguire queste misure. L'ultima domanda che ci siamo fatta è cercare di capire se questa differenza poteva essere spiegata attraverso dei controlli, diciamo così, psico-attitudinali. Sappiamo che le donne sono più avverse al rischio, hanno meno volontà appunto di prendere rischi, sappiamo che possono pensare anche per una questione occupazionale, come dicevo prima, di avere una maggiore probabilità di contagiarsi, potrebbe esserci una differenza nella fiducia verso gli scienziati. Insomma, abbiamo controllato anche per queste caratteristiche che possono essere diverse tra uomini e donne a livello psico-attitudinale. In realtà neanche questo spiega tanto, cioè neanche questo fa sparire la differenza di genere. Quindi, diciamo, quello che viene fuori dalla nostra ricerca è che effettivamente questa differenza di genere forte nei comportamenti, nelle attitudini tra uomini e donne c'è stata e rimane e credo che è destinata a rimanere anche per i prossimi mesi. Io mi taccio e do la parola a Paola. Grazie. Nello stesso tempo, quindi, queste differenze di genere non sono l'unico aspetto che conta, diciamo, quando guardiamo all'impatto della pandemia. Su altre ricerche, oltre a questa che appunto ha presentato il professor Galasso, che è stata pubblicata su PNAS recentemente, abbiamo invece guardato ad altri aspetti della pandemia sulle differenze di genere. In primo luogo, è stata definita una she session, nel senso che purtroppo l'impatto della pandemia andrà a ricadere dal punto di vista del mercato del lavoro e lo stiamo già vedendo soprattutto sulle donne, una recessione al femminile. Questo si configura per esempio nel nostro paese su una situazione già con divari di genere molto accentuati. Noi sappiamo per esempio che in Italia abbiamo un tasso di occupazione femminile, questo prima della pandemia, al di sotto del 50%, quindi già molto debole, ultimo tra tutte le classifiche europee, con la sola eccezione di Grecia e Malta. E sappiamo anche che le donne sono soggetti più vulnerabili sul mercato del lavoro, sono più occupate per esempio a tempo parziale o nei lavori a tempo determinato. Ecco, quindi quando c'è una crisi in generale, i soggetti più vulnerabili sul mercato del lavoro sono quelli che soffrono di più. Ma in più questa crisi, a differenza per esempio della crisi finanziaria del 2008, è una crisi che va a colpire soprattutto le donne sul mercato del lavoro, perché colpisce i settori, in particolare quello dei servizi, dove le donne sono più occupate, cosa che non era successa invece nel 2007, quando i settori più colpiti erano quelli dominati dal lavoro maschile, come la finanza e l'industria. E quindi già adesso noi abbiamo visto come la maggior parte dei posti di lavoro persi sia effettivamente di donne, e questo è chiaramente molto preoccupante, in
particolare nel nostro paese, in cui appunto, come dicevo prima, la situazione del mercato del lavoro femminile era già particolarmente debole e quindi già un'emergenza. Nella slide successiva, se riusciamo, ecco, vediamo invece i risultati di un altro studio, sempre un'indagine campionale che abbiamo svolto sul campione di donne rappresentativo di donne italiane insieme alle colleghe del Collegio Carlo Alberto, e qui abbiamo chiesto alle donne e agli uomini, i loro partner, come hanno lavorato durante il periodo del lockdown, confrontando poi il lavoro svolto in casa con il lavoro svolto fuori casa. E in particolare abbiamo visto come tra le tre modalità di lavoro, quindi continuare a lavorare per le donne lavoratrici nel solito posto di lavoro, lavorare da casa, quindi a distanza, quindi, oppure non lavorare a causa dell'emergenza, effettivamente ci sono state delle differenze tra uomini e donne. In particolare le donne hanno lavorato di più da casa rispetto per esempio ai loro partner, meno nel posto usuale e anche un po' meno non hanno lavorato a causa dell'emergenza, quindi in particolare hanno lavorato di più da casa rispetto ai loro partner uomini. Quando andiamo a vedere, e vediamo la slide successiva, che cosa è successo invece per il lavoro familiare, quindi non solo il lavoro fuori casa ma il lavoro in casa, ecco, abbiamo riscontrato come la maggior parte del carico extra di lavoro che c'è stato per le famiglie italiane durante la pandemia, durante il lockdown, pensiamo per esempio alla chiusura delle scuole, pensiamo alla lontananza, alla mancanza di supporto dei familiari, dei nonni e così via, quindi questo aumento di lavoro in casa, in particolare per la cura dei figli ma anche per il lavoro domestico, vediamo come si è in realtà ripartito tra uomini e donne in maniera non bilanciata. In particolare abbiamo una percentuale pari a circa il 66% di donne che dichiara di aver svolto più lavoro domestico rispetto al periodo precedente alla pandemia, contro invece un 40% dei loro partner. Per quanto riguarda invece la cura dei figli, abbiamo più del 60% di donne che dichiara di aver svolto più lavoro di cura dei propri figli, e la percentuale dei partner che dichiara di aver svolto più lavoro di cura si attesta intorno al 50%. Quindi, come dire, anche gli uomini hanno lavorato di più nel lavoro domestico o nella cura dei figli rispetto al periodo precedente alla pandemia, ma non abbiamo ancora raggiunto, non si è diviso in maniera bilanciata, cioè comunque il lavoro familiare, il lavoro a casa è ricaduto più sulle donne che non sugli uomini, quindi non siamo ad una situazione bilanciata. Se proprio il lavoro di cura dei figli è stato diviso in maniera più equa rispetto invece a quello della cura domestica, che è gravato quasi interamente sulle donne. Questo quindi è un aspetto rilevante, è stato poi confermato, questo tipo di evidenza che noi abbiamo trovato per l'Italia è stata confermata anche in studi per la Spagna, il Regno Unito, altri paesi europei che vanno nella stessa direzione. È un tema importante, un aspetto rilevante, perché la divisione del lavoro domestico di cura dei figli all'interno della famiglia è uno dei pilastri ed è una delle determinanti fondamentali delle differenze che noi osserviamo sul mercato del lavoro tra uomini e donne, di quelli che chiamiamo appunto differenziali di genere, cioè del fatto che le donne lavorano di meno. Quando il lavoro in casa è più bilanciato invece, lavoro domestico e cura dei figli, allora sappiamo dalla letteratura e da tutta una serie appunto di studi ormai consolidati, sappiamo che quando c'è un migliore bilanciamento all'interno della famiglia c'è anche una migliore o una più elevato tasso di occupazione femminile, in particolare tasso di occupazione delle madri, anche un migliore tasso di fecondità, perché ormai i due, tasso di occupazione femminile e di fecondità, vanno di pari passo, e quindi minore differenze di genere. C'è da dire anche, collegandosi all'aspetto precedentemente sottolineato del lavoro in casa e fuori casa delle donne lavoratrici, dobbiamo anche dire
che in realtà la potenzialità di migliorare il bilanciamento tra vita familiare e vita lavorativa anche da parte degli uomini, quindi di avere una maggiore condivisione dei ruoli, in particolare del lavoro domestico, del lavoro di cura da parte degli uomini, non è stata pienamente, diciamo, raggiunta, anche se noi sappiamo che lavorare a distanza, quello che noi abbiamo chiamato lo smart working, abbiamo verificato in situazioni pre-pandemia, nei lavori che abbiamo fatto, nello studio che abbiamo fatto appunto anche con Monica Varrella quando qualche tempo fa, noi avevamo trovato un risultato molto importante dello smart working, cioè del lavoro flessibile a distanza, da casa, ma anche insomma da un luogo di lavoro flessibile, tempi di lavoro flessibile. Il risultato importante era che gli uomini avevano partecipato di più al lavoro domestico, alla cura dei figli, quindi avevano c'era stato un bilanciamento grazie al lavoro flessibile dei ruoli tra uomini e donne all'interno della casa. Questo, se sarà una tendenza di lungo periodo, perché quando auspicabilmente finita la pandemia continuerà comunque ad esserci flessibilità del lavoro, allora questo sarà una notizia positiva effettivamente per la divisione dei ruoli e quindi per i divari di genere. Adesso come adesso non lo abbiamo ancora riscontrato perché stiamo vivendo una fase, come dire, di emergenza in cui ancora il vero effetto di quello che noi appunto chiamavamo smart working non è quello che stiamo sperimentando, insomma, in questo momento di piena emergenza. Grazie. Grazie ai professori Galasso e Profeta, perché, diciamo, molto sinteticamente hanno illustrato i risultati dei loro studi più recenti. E devo dire che sono studi particolarmente interessanti perché confermano, diciamo, alcune differenziali di genere, sia nei comportamenti che sostanzialmente in quello che accade nel mondo del lavoro italiano e anche purtroppo anche di altri paesi, e al tempo stesso ci fanno comprendere come le azioni per riequilibrare, no, una situazione che comunque ha degli effetti negativi dal punto di vista economico, dovrebbero essere molto, performanti per poter, come dire, controbilanciare comunque una crisi che ha impattato molto più sulle donne che sugli uomini. Sui comportamenti a me colpisce molto che sostanzialmente in tutti i paesi le donne abbiano questa, diciamo, mi colpisce nel senso positivamente, ovviamente, che abbiano questo maggior tasso di compliance. E naturalmente questa è una tendenza che vediamo anche in qualche modo, no? L'attitudine alla cura di se stesse e degli altri anche nelle leader donne dei paesi. E questo è anche molto interessante, nel senso che l'atteggiamento diverso rispetto alla pandemia di uomini e donne si è visto e si vede, diciamo, nei comportamenti individuali rispetto alla salute propria e altrui, e si è visto anche nei comportamenti di alcuni capi di Stato e di governo che ancora oggi, no, se pensiamo al discorso della Merkel dell'altro giorno, forse di ieri, dell'altro ieri, come dire, l'empatia rispetto alla situazione di crisi e di sicurezza di salute sia particolarmente rilevante, insomma, in alcune donne e devo dire delle donne che in alcuni paesi hanno leve di potere importanti. Dall'altra parte, il riferimento alla cosiddetta she session di Paola Profeta mi fa molto preoccupare perché insomma, la crisi tenderà a essere una crisi non legata soltanto a questo momento di emergenza, ma si prolungherà, gli effetti si prolungheranno, quindi occorre controbilanciarli. Da questo punto di vista, nel piano diciamo di rilancio, di resilienza, di ripartenza dell'Italia, che è in fase di definizione e di cui abbiamo letto un po' i titoli principali all'interno di un documento che è stato presentato qualche giorno fa, come dire, ci sono all'interno di questo documento risorse, insomma, per i temi della parità di genere abbastanza ingenti, e sarà ovviamente importantissimo che gli obiettivi legati all'occupazione femminile che sono previsti in questo piano vengano realizzati nei tempi necessari, utilizzando tutte le risorse a disposizione, che ricordo essere 4,2 miliardi, che sono cifre enormi per la parità di genere, anche se all'interno di quelle cifre, e lo ha ricordato per esempio Linda Laura Sabbadini, dovrebbero essere, diciamo, ricomprese anche le risorse per
per ampliare l'offerta dei nidi che di per sé, diciamo, assorbono moltissime risorse se si volesse arrivare agli obiettivi tanto sfidanti che sono necessari però per permettere anche al paese di riprendere dal punto di vista demografico un ruolo all'interno dell'Europa che invece è purtroppo quello di fanalino di coda attualmente. Quindi queste sono le mie prime osservazioni poi magari con i professori, se ci sarà tempo, poi dopo riflettiamo anche sulle misure che sono, diciamo, nel piano di resilienza e ripartenza. Passo però intanto la parola a Alma Grandin per dare la parola agli altri ospiti. Grazie Monica Parrella, grazie al professor Galasso, alla professoressa Profeta per questa ricerca così puntuale e lucida, diciamo, della situazione, soprattutto durante la pandemia, e grazie anche per aver messo in evidenza, se ce n'era ancora bisogno, ancora una volta, delle enormi differenze che ci sono, sia dal punto di vista per quanto riguarda la reazione delle donne e degli uomini alla pandemia, ma soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Dato preoccupante che ha sottolineato anche Monica Parrella, la ripercussione sul lavoro femminile e la ripercussione sulla perdita di posti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le donne. Ripercussione che si farà sempre più pesante, purtroppo, con questa pandemia. Partendo proprio da questo studio, da questa fotografia che hanno fatto appunto i professori Galasso e Profeta, dove è importante di comportamento tra uomini e donne, che si ripercuote poi anche in ambito lavorativo, questa differenza di reagire anche alla crisi. Proprio partendo da questa ricerca, lascerei ora la parola a Maura Gancitano, come dicevamo prima, scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto TLON, di cui ci parlerà, proprio in merito alla sua esperienza di fondatrice, di formatrice. Quale differenza di comportamento tra uomo e donna nel rispetto delle regole nel gestire questa crisi pandemica? Prego Maura. Buongiorno innanzitutto, mi ha fatto piacere, insomma ero molto incuriosita dai dati raccolti, che mi sembra che vadano nella stessa direzione di varie ricerche che sono state fatte in varie parti del mondo in questi mesi, proprio perché di fronte a un problema che c'era già a monte, quello della parità di genere, della discriminazione rispetto a varie caratteristiche, ma prima di tutto in base al genere che viviamo in tutto il mondo, c'è stato da subito un allarme lanciato da chi si occupa di questi temi, quindi il rischio che questo divario diventasse ancora più forte. Di fronte in generale a momenti di crisi, noi possiamo cercare di usare questi momenti, di approfittare di questi momenti per cambiare i paradigmi, i modelli di riferimento, oppure rischiamo di fare in modo che quello che accade, che le crisi, le situazioni complesse, poi alla fine portino a esacerbare questo tipo di fenomeni, che è un po' quello che purtroppo è successo. Quindi già da prima vedevamo un carico di lavoro, un carico mentale diverso per uomini e donne, ci sono tantissime ricerche che lo mostrano, quindi sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito, diciamo, nell'ambito affettivo e familiare ci sono dei carichi diversi e anche delle percezioni diverse, perché gli uomini hanno la percezione di lavorare, per esempio di occuparsi della casa in modo diverso rispetto a quello che è il dato oggettivo, e lo stesso le donne. Quindi quello che si è creato appunto è un carico mentale, psicologico, emotivo, anche economico, molto difficile per le donne. Viviamo in un paese in cui il 37% delle donne non ha un proprio conto corrente, quindi c'è anche un problema di tipo economico, di indipendenza economica, che quindi porta alla delle dinamiche di violenza economica, per esempio nell'ambito familiare. E questo è legato a un'altra cosa su cui è stato lanciato l'allarme in questi mesi, cioè il problema della violenza domestica, che quindi tante donne si trovassero in una condizione ancora più difficile nell'ambito familiare a causa del fatto che non potevano uscire di casa e quindi erano ancora meno indipendenti. Da dove viene questa differenza di comportamento? Qui, come dire, qui c'è un grande punto interrogativo, perché a me interessa parlare più che altro di cultura, di quelle che sono le sovrastrutture culturali, i condizionamenti culturali. Non posso esprimermi su quello che è naturale, perché non mi occupo di questo e perché ancora oggi non sappiamo. Ci sono tante ricerche scientifiche che vanno in quella direzione, ma ancora non è chiaro. È molto difficile collegare i comportamenti culturali e sociali a
quello che invece può essere definito naturale. Quello che secondo me accade è che se noi ci siamo domandati da subito cosa sarebbe successo alle donne nel mondo del lavoro, è perché le donne nel mondo del lavoro non vengono trattate allo stesso modo, altrimenti non ci occuperemo del lavoro in generale. Se in Italia ci fosse più del 50% di uomini che si trovano nella stessa condizione in cui si trovano le donne, ne parleremo in continuazione, ne parleremo tutti i giornali, non sarebbe una categoria, non sarebbe un gruppo di persone all'interno di tutto il complesso sociale, sarebbero tutte le persone. Invece quando si parla di donne si parla spesso di una categoria a parte, come se tutto sommato fosse un episodio, come dire, un fenomeno marginale, in realtà è un fenomeno centrale. La ragione per cui le donne spesso, secondo me, riescono a andare avanti, nonostante le difficoltà, nonostante le restrizioni, e rispetto ormai alle restrizioni, è un fatto culturale. È il fatto che siamo portate a come dire, cercare le risorse per andare avanti nonostante tutto. E questo non è detto che sia una cosa positiva, nel senso che questo ci porta a pensare di dover fare sempre tantissima fatica. A oggi ci sono tantissime donne, non mi ricordo esattamente il dato, quindi non voglio dire dei dati sbagliati, però tantissime donne che hanno perso il lavoro e probabilmente tantissime donne che lo perderanno nei prossimi mesi. Ci sono tantissime donne single che hanno proprio grandi difficoltà economiche nel mantenimento dei propri figli, e il fatto è che queste donne hanno effettivamente delle risorse enormi, perché hanno l'idea di dover andare avanti nonostante tutto. Questo è un grande problema. Di solito questo viene visto come una grande capacità femminile, una grande... le donne riescono ad andare avanti, le donne hanno sempre la forza. Ecco, perché le donne devono faticare così tanto? Perché le donne devono avere un carico mentale così tanto e questo deve essere un complimento? In realtà quello che dovremmo cercare di fare è permettere a tutte le persone di avere l'accesso allo stesso tipo di carico mentale, psicologico, lavorativo, l'accesso allo stesso tipo appunto di posizioni. Quindi quello che di solito viene visto come un complimento, in realtà io credo che sia un contentino, sia un grandissimo problema. Il fatto che le donne riescano a trovare la forza, le risorse per andare avanti nonostante delle difficoltà davvero difficili, davvero enormi, è un grande problema, perché significa che probabilmente se fossero messe in condizione di, come dire, se ci fossero le risorse per rispondere alle esigenze della maggior parte delle donne, noi potremmo avere un paese completamente diverso. E questo è il grande tema del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU, che è quello che riguarda la parità di genere. Ormai è dimostrato che se ci fosse parità di genere in questo mondo, le donne, il PIL generale aumenterebbe. Quindi quello che dovremmo cercare di fare non è tanto fare complimenti alle donne che nonostante tutto ce la fanno, ma è proprio cercare di fare in modo che quelle donne possano indirizzare le loro energie dove veramente desiderano. Quindi secondo me spesso appunto quello che di solito viene visto come un complimento, secondo me è pericoloso, perché poi la resilienza è proprio questa capacità di assumere, di in qualche modo attutire gli urti e ritornare alla forma che si aveva prima. E questa è una grande qualità che le donne hanno sviluppato, però, qui concludo, perché l'hanno sviluppata? Perché noi viviamo in una società, in un sistema di potere sociale, economico, di ogni tipo, ormai da millenni, che è la cultura patriarcale, che ha portato le donne a dover sviluppare degli altri modi per riuscire ad andare avanti. E questo ci porta a una grande capacità, insomma la grande risorsa, l'idea che gli ostacoli possono essere superati, però questa capacità di resilienza è veramente un problema, secondo me. Cioè noi dobbiamo veramente capire che questo è un fatto culturale, e che questo fatto culturale è un grande limite per l'espressione delle donne. Se noi vogliamo andare verso una parità di genere, quello che dovremmo cercare di fare è concentrarci su tutte quelle energie e quelle risorse che le donne disperdono a prendersi cura di una serie di cose durante la giornata, di una serie di pensieri e anche di cose che appunto che non competerebbero loro, e questo ha molto a che fare con le dinamiche lavorative, e che quindi hanno meno tempo, meno risorse, meno spazio nel cervello a disposizione per prendersi cura, per occuparsi di qualcosa che potrebbe aiutarci in generale, aiutare la collettività. Quindi la ragione per cui le donne, secondo me, hanno sviluppato certe capacità, e davvero le hanno sviluppate, quindi abbiamo come
diciamo, come popolazione femminile la tendenza a reagire meglio a certe cose, a superare meglio certe difficoltà, io credo che sia principalmente un fatto culturale. Quindi dipende dal fatto che abbiamo proprio l'idea di dover andare avanti nonostante tutto, di riuscire a farcela nonostante tutto. Non è un fatto negativo, è qualcosa che però provoca molta ansia. Quindi se è vero che è veramente un paradosso il fatto che le donne hanno reagito meglio alle restrizioni, ma sono state più penalizzate dalle restrizioni. Ecco, noi dovremmo cercare di conservare in qualche modo questa capacità di reagire meglio alle difficoltà, ma abbandonando la penalizzazione, quindi il fatto che poi quelle restrizioni vanno a toccare soprattutto gli ambiti della vita femminile. Grazie Maura Gancitano, eppur si muove il titolo di oggi, quindi stiamo cercando di andare in quella direzione, cercando in qualche modo di abbattere queste barriere anche culturali, come sottolineavi tu, e quindi questo sono un po' gli obiettivi dei nostri incontri di Most Powerful Women, mettere in luce quali sono le difficoltà, grosse difficoltà a livello culturale, grossi tabù e grossi muri a livello culturale che ancora ci separano dalla cosiddetta parità, semmai arriverà un giorno, ma a questo servono i nostri incontri. Una volta messe in luce queste cose, però dobbiamo andare avanti con i nostri progetti, con le nostre idee, con la nostra forza, con il fatto che le donne sono multitasking e quindi riescono a fare anche più cose contemporaneamente. Questa è una delle nostre virtù e quindi andiamo in questa direzione. Prima il professor Galasso, per citarlo visto che sta qui con noi oggi in mezzo a tutte queste donne, ha sottolineato nella sua ricerca come le donne erano più d'accordo nell'attuare le restrizioni dal punto di vista igienico-sanitario durante la pandemia. Ecco allora che chiamo in causa la dottoressa Alessandra Carè, che è direttore appunto del reparto di medicina di genere per quanto riguarda l'Istituto Superiore di Sanità. Proprio a lei, durante questa pandemia e partendo anche da questa ricerca del professor Galasso, dal punto di vista medico, il Covid-19, quindi la pandemia che stiamo ancora vivendo, ha avuto un impatto diverso sugli uomini e sulle donne, e in che modo? Buongiorno professoressa. Buongiorno intanto a voi e grazie a Fortin per aver organizzato questo incontro. I dati della Bocconi sono molto interessanti e mettono in evidenza comunque come poi in ogni situazione le donne si comportino in un certo modo, siano uguali a se stesse, eventualmente in modo un po' più estremo in base alle difficoltà. In generale le donne hanno questo tipo di approccio, sono più attente decisamente, sono le donne che in famiglia portano i mariti e i figli all'attenzione del medico, per esempio, e seguono l'andamento, seguono le vaccinazioni, si occupano in generale della salute. Diciamo che il nostro approccio, appunto, che vuole affrontare le differenze di sesso e di genere, perché come differenze di sesso consideriamo le differenze realmente biologiche, mentre nel genere comprendiamo tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato fino adesso, economici e socioculturali, che sicuramente hanno un impatto altrettanto importante. Le donne affrontano, come diceva adesso la dottoressa, le difficoltà della vita in un modo importante, hanno accumulato in anni di cultura che le ha in qualche maniera messe in una situazione di maggiore difficoltà rispetto agli uomini, la capacità di tirare avanti. In tante situazioni sono capacità reali, diciamo, c'è una componente biologica, come accennavo prima, le donne sono selezionate per portare avanti la specie, sono loro che hanno questo compito molto difficile. Un'altra parte poi si sviluppa nella quotidianità quando ti accorgi che o è così o non vai avanti affatto. Sicuramente è un aspetto che in prospettiva speriamo possa cambiare. Noi ci occupiamo di salute di uomini e donne nella stessa misura. La nostra attenzione alle differenze di genere non vuole premiare né l'uno né l'altro sesso, anche se
certamente in tanti ambiti le donne partono con una certa penalizzazione e quindi c'è più lavoro da compiere. Quello che vogliamo dire, sono emerse tante differenze importanti associate a tante patologie, patologie infettive, tumorali, veramente adesso forse non è la sede giusta per evidenziare quali siano le differenze a livello molecolare, per esempio, o comunque differenze nell'insorgenza, nei sintomi. Una cosa importante che forse è già stata detta, ma che insomma va messa in evidenza, è per esempio la differenza nei sintomi associati all'insorgenza di un infarto. In generale nelle donne manca il classico dolore al braccio sinistro che tutti consideriamo una avvisaglia dell'infarto, e più spesso invece sono caratterizzate da dolori dell'apparato gastrico, quindi in generale vengono avviate al pronto soccorso, a gastroenterologia, si perde del tempo prezioso e infatti le patologie cardiovascolari sono una delle prime cause di morte nella donna, in una percentuale superiore a quella degli uomini. L'unica differenza è che sono protette fino a una certa età e quindi l'insorgenza di queste patologie è più tardiva di circa 10 anni rispetto agli uomini, ma il risultato è purtroppo più grave. Altrettanti esempi, insomma, potrebbero essere fatti, anche per esempio a livello della validità degli screening per una corretta prevenzione. Non è detto che lo stesso tipo di screening possa avere la stessa valenza negli uomini e nelle donne, e questo è molto importante perché ci costringe a individuare percorsi differenziati, che è quello che auspicabilmente è la prospettiva. Nel 2018 è stata approvata una legge che prevede l'inserimento dell'attenzione al genere a tutti i livelli nel sistema sanitario nazionale, e lo scopo è proprio di individuare la miglior cura, il miglior approccio terapeutico per ogni persona. In questo senso, di nuovo voglio mettere in evidenza che intervenire nello stesso identico modo può non andare bene, quindi non vogliamo parlare di uguaglianza in questo caso, ma di equità di approccio. I dati che si vanno accumulando ci dovrebbero in prospettiva poter indicare laddove siano presenti più approcci terapeutici per una certa patologia, quale per quella singola persona sia quello che con più probabilità ci darà un successo. Il lavoro sicuramente è tanto. La legge adesso è stata associata a un piano attuativo che descrive nel dettaglio quelle che possono essere le principali azioni da compiere, gli attori e gli obiettivi da raggiungere. È stato un processo piuttosto lungo, ma diciamo che siamo arrivati. Anche il piano di prevenzione per gli anni futuri include una grande attenzione alle differenze di genere, quindi speriamo realmente che ci possa essere un'applicazione concreta di questi aspetti che insomma si stanno rivelando sempre più importanti. Tornando alle differenze tra uomini e donne, noi abbiamo fatto per esempio uno studio sui caregiver familiari, cioè su coloro che hanno da assistere un familiare con patologie serie, diciamo. E in questo senso, al di là del fatto che la percentuale di caregiver donne è assolutamente superiore rispetto a quella degli uomini, la cosa che più colpisce è che a parità di ruolo, a parità di intervento, le donne hanno maggiori conseguenze per la loro salute, perché, come si diceva prima, le donne vanno incontro a una maggiore ansia, e sappiamo che un'ansia protratta fa sicuramente male alla salute, interviene sull'efficacia del sistema immunitario e con tutte le conseguenze del caso.
sistema immunitario che normalmente è più efficace nelle donne, come si vede appunto nella miglior risposta a tante patologie, inclusa l'attuale pandemia. Infatti gli ultimi dati ci dicono che se le donne vanno incontro a contagio in una percentuale piuttosto simile agli uomini, leggermente superiore addirittura nelle donne, ci dicono gli ultimi dati, in realtà poi è la letalità ad essere decisamente superiore negli uomini. E questo ha diversi aspetti, una parte culturale, torniamo alla maggiore attenzione delle donne, alla maggiore aderenza alle indicazioni, come ci indicava prima il professor Galasso, e anche presumibilmente una componente a livello molecolare per una diversa presenza di recettori sulle cellule polmonari e altrove, recettori che servono a far entrare il virus. E però vabbè, adesso questo è ancora dimostrato solo in parte, comunque non è questa la sede per entrare, è solo per dire come poi i diversi aspetti si vadano compenetrando e come sia importante considerarli tutti. Grazie dottoressa Carè, grazie per questo excursus sulle varie patologie e su come gli uomini e le donne agiscono in modo diverso. Abbiamo veramente pochissimo tempo per fare un altro giro di domande a tutti voi, proprio perché ci teniamo a sentire di nuovo la vostra opinione. Ripartirei subito con Monica Parrella, che ha anticipato un po' prima i temi appunto per quanto riguarda sia la pandemia e per quanto riguarda i fondi messi a disposizione dal governo con questo Recovery Fund e con Next Generation EU. Ha anticipato il fatto che 4,2 miliardi verranno stanziati per la parità di genere, e ha già anticipato il fatto che comunque non sono sufficienti questi fondi per poi raggiungere tanti obiettivi. Che cosa si può fare con questi fondi, Monica? Guarda Alma, in realtà io dico che i fondi sono tanti, quindi i fondi innanzitutto vanno spesi, perché avere tanti fondi serve a poco se non si riesce a spendere bene per gli obiettivi che servono. E io, considerato insomma gli studi dei professori Galasso e Profeta, volevo ascoltare la loro voce su questo, perché diciamo, messa da parte la questione dei nidi e dei costi dei nidi, io sono convinta che le risorse siano risorse ingentissime se ben spese e per realizzare obiettivi che però devono essere ben definiti e misurabili. Quindi volevo capire da parte anche di Paola Profeta, oltre che di Vincenzo Galasso, che ha partecipato anche alla task force al Ministero delle Pari Opportunità, se insomma una sua loro prima opinione a caldo su qualcosa che ancora non è completamente definito, ma che ovviamente per noi rappresenta, come dire, il punto di partenza per provare a riequilibrare qualcosa dal punto di vista del genere. Quindi insomma farei parlare i professori su questo. Grazie, intervengo volentieri io. Dunque sì, sono d'accordo che le misure in campo devono essere decise e devono essere soprattutto valutate ex ante ed ex post. Quindi noi dobbiamo capire prima di mettere in campo esattamente queste misure dove andranno a finire, che tipo di effetto avranno sulla parità di genere e poi monitorare anche la loro applicazione. In questo modo sarà efficace e anche efficiente l'intervento che viene fatto. Allora, in primo luogo, come diceva, io mi sono concentrata molto durante la presentazione su questo tema, insomma, della condivisione tra uomini, donne, eccetera, e questo porta a un immediato elemento che è quello della, come dire, ristrutturazione un po' del tema dei congedi, in particolare per i padri, di paternità, quindi un coinvolgimento dei padri alla nascita di figli per maggiore rispetto e più sostanziale e anche pienamente retribuito e obbligatorio rispetto a quello esistente. C'è poi il tema degli asili nido, su cui appunto accennava anche Monica Parrella, che sono investimenti che vengono fatti, quindi non spese ma proprio investimenti che vengono fatti per il futuro. Noi sappiamo da decenni di letteratura economica che gli investimenti negli asili nido producono effetti positivi sull'occupazione femminile ed in particolare sull'occupazione delle madri, che è appunto il punto debole del nostro sistema. C'è un tema di incentivo all'imprenditoria femminile, anche su questo si sta parlando, insomma è stato messo sul piatto anche questo tipo di intervento, perché appunto, come abbiamo detto, tante attività perse, chiuse e lavori sono di tipo femminile, quindi questi devono in qualche modo essere sostenuti. E io parlo sempre
anche molto dell'incentivo, sia della domanda che dell'offerta di lavoro. Quindi, siccome il tema cruciale per il nostro paese è proprio il fatto che le donne non lavorino, cioè che noi abbiamo un tasso di occupazione femminile al di sotto del 50%, vuol dire che meno di una donna su due nel nostro paese lavora, e al sud una su tre. Allora, e noi sappiamo anche, sempre da decenni di letteratura, che una maggiore occupazione femminile porterebbe ad una crescita economica, non soltanto in termini di produzione, in termini di PIL, ma anche proprio in termini di circolo virtuoso che si crea, perché si crea un nuovo lavoro, perché si crea una domanda di servizi e così via, e perché c'è una maggiore domanda, ci sono più consumi, cioè c'è proprio un circolo virtuoso. Allora diventa importante fare in modo, diciamo, aumentare questa occupazione femminile, e questo si fa dal lato della domanda e dell'offerta di lavoro attraverso degli incentivi per esempio alle donne, all'assunzione delle donne, quindi il tema della decontribuzione, di cui appunto comunque si sta già parlando, incentivi alle donne a tornare al lavoro dopo la maternità il prima possibile, perché quando le maternità sono più lunghe è più difficile poi il rientro, e spesso non avviene. Noi abbiamo in Italia un 30% di donne che abbandona il lavoro alla nascita del primo figlio, quindi concentrarsi su quegli aspetti, su quei momenti che sono momenti critici per le donne, per l'occupazione femminile, per fare in modo invece che ci sia un incentivo proprio economico a tornare al lavoro, o a non appunto abbandonarlo, o a entrare sul mercato del lavoro. Tutto questo deve accompagnarsi, quindi misure che sono costose, ma appunto, come diceva anche Monica Parrella, adesso le risorse ci sono. Noi ci siamo sentiti dire per tantissimi anni che non si potevano fare riforme, perché le riforme si potevano fare solo se erano a costo zero, e questo è praticamente impossibile, non soltanto su questo tema, ma insomma in generale. Ecco, adesso le risorse ci sono, vanno utilizzate per questi aspetti. È molto importante però non soltanto utilizzarle, ma fare proprio un piano che non può essere, che chiaramente non è che in un giorno o in qualche mese o in un anno si risolve il tema decennale e di più dell'occupazione femminile. Deve essere un piano che ha comunque una certa visione anche di orizzonte temporale e che viene costantemente monitorato ex ante, nel momento in cui le misure vengono messe in campo, si capisce, si prevede quali sono gli effetti sull'occupazione femminile, durante e poi ex post, cioè va monitorato per capire l'impatto che questa policy avrà sull'occupazione femminile e sui divari di genere. Non può essere una cosa che si fa, appunto, come dicevo, dalla sera alla mattina in poco tempo, deve essere un piano preciso, ben organizzato, con un orizzonte temporale anche, diciamo, non di brevissimo periodo. Infatti l'idea è proprio partire, affrontare tutte le fasi della vita delle donne. C'è anche un tema, per esempio, su cui ci siamo spesi molto e che è particolarmente rilevante, il tema dell'incentivo delle ragazze alle materie STEM. Su questo anche con Monica abbiamo lavorato anche in passato, cioè anche lì risorse per fare in modo che ci sia una maggiore parità nelle discipline del mondo sia di studio poi del mondo del lavoro di tipo STEM, quindi scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, che sappiamo con quello che stiamo vivendo, con i cambiamenti tecnologici, con il mercato del lavoro che cambia, saranno sempre più importanti, saranno sempre fondamentali, e su questo rischiamo di nuovo di avere dei ritardi per la componente femminile. E invece, investendo in maniera appropriata, possiamo fare in modo che questo diventi una risorsa, un'opportunità, anziché il rischio di un ulteriore ritardo. Monica aveva chiamato in causa anche il professor Galasso, e rimane tutto in famiglia, perché siete in stanze diverse, ma lo diciamo qui a chi ci segue, siete marito e moglie. Prego, professore. Sì, sarò telegrafico. Allora, secondo me il problema dell'occupazione femminile, un po' come il problema dell'occupazione giovanile, sconta la mancanza di crescita nel nostro paese da 20 anni. Quindi, diciamo, se io avessi la bacchetta magica e la possibilità di indirizzare le risorse di Next Generation, probabilmente guarderei all'istruzione,
penso che quello sia uno dei posti dove l'Italia abbia bisogno di investire. Sicuramente questo è importante per le donne per due motivi. Il motivo degli STEM, di cui parlava appunto prima Paola, e quindi l'importanza che le donne vadano non solo, come accade già oggi, dove vediamo studentesse essere molto spesso molto più brave anche appunto dei ragazzi, eccetera, ma soprattutto che vada verso materie scientifiche. Ma l'altro aspetto che probabilmente fa sì che l'istruzione è importante alle donne è che sappiamo che da molti studi vediamo che le donne, non solo le mamme, ma le donne in generale, tendono a, come dire, a cercare di portare le risorse maggiormente dove è più importante per la collettività. Ecco, io credo che in questo momento quello sia un aspetto particolarmente importante, è un'occasione unica, perché i soldi, come diceva giustamente Monica Parrella, sono veramente tanti, le risorse sono tante ed è un'occasione da non sprecare. Io credo che il nostro paese, che è un paese che dal punto di vista dell'istruzione non è messo bene nelle classifiche internazionali, questi famosi test PISA fatti all'OCSE ci mostrano che l'Italia è sotto la media dei paesi europei, e poi c'è una grande differenza geografica, sappiamo che ci sono grandissimi sacche di povertà educativa, soprattutto al sud, che sono state aggravate chiaramente dal lockdown, da Covid, eccetera. E quindi ecco, forse quello è uno dei posti dove secondo me andrebbe veramente speso e per cercare di riaccendere un po' la miccia della crescita del nostro paese, che ormai sono troppi anni che rimaniamo fermi. Poi chiudo con una nota, diciamo, se volete, che si collega un po' a quello che diceva prima la dottoressa Carré sull'importanza delle donne per quanto riguarda il lavoro di cura. Ecco, sapete quali sono, dov'è che la differenza nei comportamenti tra uomini e donne è più tenue, è più limitata? È quando andiamo a guardare agli uomini sposati. Gli uomini sposati sono quelli che si comportano meglio, nel nostro studio si mostra che appunto sono quelli che si comportano meglio anche rispetto alle modalità di, insomma, seguire le regole. Grazie, professor Galasso, grazie anche per questa precisazione sugli uomini sposati. Noi pensiamo che si comportino meglio perché dietro ci sono le donne che li indirizzano a comportarsi un po' meglio, visto che nella vostra ricerca lei ha evidenziato come appunto le donne siano più ligie nel seguire appunto le regole anche durante questa pandemia. Ma ritorniamo a parlare di cultura. Come diceva lei, ha messo il focus sull'istruzione, anche la professoressa Profeta, sulle famose materie STEM, così come ha ricordato gli asili nido, così come ha ricordato l'importanza del ritorno al lavoro delle donne dopo una gravidanza. Un bel esempio di asilo nido aziendale, Monica Parrella qua ce lo può confermare, al MEF, perché lei è stata una delle prime fautrici nell'introdurre appunto l'asilo nido anche al Ministero dell'Economia e della Finanza. Ma ritorniamo a parlare di cultura, e in questo caso rimaniamo sulla cultura di impresa, perché vorrei ridare la parola a Maura Gancitano proprio per riprendere il discorso che aveva iniziato prima, puntando il focus appunto su diversity, equality, inclusion, come si deve muovere la cultura di impresa per facilitare appunto l'apertura alle donne in un contesto in cui, come abbiamo visto, dobbiamo implementare appunto le materie STEM, implementare gli asili nido e invogliare il ritorno del lavoro alle donne, soprattutto dopo la gravidanza, perché il 30%, come ci ha detto la professoressa Profeta, abbandonano il lavoro. Prego, Mauro. Allora, io credo, infatti mi veniva in mente proprio questa cosa, nel senso che tutti i suggerimenti, insomma, i punti che sono stati toccati, sono perfettamente d'accordo con appunto queste suggestioni, e tra l'altro ci sono state tante iniziative rispetto a questo. Mi è venuto in mente per esempio anche la tampon tax, nel senso che gli assorbenti sono tassati come se fossero beni di lusso, e questo semplicemente, adesso forse le risorse ci sono per fare in modo che ci sia una accesso, come dire, a un bene che poi è di prima necessità per tutte le donne. Per quanto riguarda la formazione aziendale, ecco, questo è un punto che secondo me è molto importante in questo momento, perché si parla molto a livello globale di diversity inclusion, si parla di parità di genere, però spesso, soprattutto nelle aziende italiane, non c'è consapevolezza su alcuni di questi temi, anche rispetto alle procedure quotidiane delle aziende, rispetto al linguaggio, rispetto all'attenzione. Quindi non si tratta solo di, come dire, la parità di genere non ha a che fare solo con le
le madri, non ha a che fare solo con gli asini nidi, ha a che fare con quello ovviamente, ha a che fare con il fare attenzione a tutta una serie di condizioni nella vita delle persone che lavorano all'interno di un'azienda, ha a che fare con l'ascolto, con l'accompagnamento allo sviluppo, alla realizzazione dei desideri e allo sviluppo dei talenti, e ha a che fare con un livello di attenzione rispetto al linguaggio, rispetto a questi temi, che non c'è stato nella formazione aziendale italiana finora, ma che adesso ci può essere. Ci sono molte aziende che lo stanno facendo anche con le proprie risorse interne, ci sono anche realtà del terzo settore molto importanti che lo stanno facendo, perché per esempio nel terzo settore c'è una grandissima partecipazione lavorativa femminile, però nelle posizioni apicali ci sono pochissime donne, quindi ci sono delle anche grandi realtà che stanno iniziando a occuparsi di questi temi, e io credo che sia un grande cambiamento. Si tratta in generale di un cambiamento di paradigma, quindi non stiamo dicendo, appunto, io sono perfettamente d'accordo con la dottoressa che appunto diceva che ci sono delle differenze biologiche, purtroppo a livello di ricerca questo tipo di differenze non è stato messo in luce, perché magari le ricerche venivano fatte invece in generale e non si andavano a vedere i sintomi sulle donne. Io sottolineo spesso per esempio quello che scrive la mamma di Greta Thunberg nel primo libro che hanno scritto, in cui parla dello spettro autistico, appunto dei disturbi dello spettro autistico, e dice che rispetto alla sindrome di Asperger le bambine hanno dei sintomi diversi rispetto ai bambini, ma se non si fa ricerca scientifica in particolare sulle bambine, la diagnosi è molto più difficile. Questo ha a che fare in generale con delle difficoltà rispetto alla diagnosi sulle donne, ha a che fare con i dati che abbiamo rispetto a questo, e con anche la sensazione, l'idea che per esempio il dolore delle donne sia un fatto naturale, e questo ci porta magari ad avere grandi difficoltà a livello di salute, proprio perché sembra che sia naturale provare dolore e convivere con il dolore. Questo ha a che fare anche molto con le disabilità visibili e invisibili, di cui affetta quasi il 10% della popolazione, quindi anche questo è un tema di diversità molto importante che tocca tantissimo le donne. In generale, per concludere, io credo che investire nella formazione aziendale oggi sia fondamentale per cambiare il paradigma con cui si lavora a livello aziendale. A volte può essere percepito come una spesa in termini di tempo, in termini di denaro a livello dell'azienda, ma in realtà ha a che fare con l'innovazione, ha a che fare con un cambiamento di pensiero, un atteggiamento diverso, che poi può portare le aziende, soprattutto le aziende italiane che hanno una grande conoscenza, che sono aziende di artigianato ma anche grandi industrie, che hanno ragionato in un certo modo a livello di gestione interna fino adesso e di comunicazione esterna, che si trovano in un momento di crisi, che si trovano con un mondo che è cambiato e che cambierà. Ecco, quello che io dico spesso, io mi occupo di filosofia, è che sembra che la filosofia sia una perdita di tempo e che in generale la formazione interna sia una perdita di tempo. No, è un risparmio di tempo. Significa cambiare il modello di gestione, le relazioni interne, il dialogo, l'ascolto, l'attenzione e la cura, quindi andare verso un modello aziendale che è un modello in cui la cura è centrale, qualunque siano le caratteristiche delle persone, perché appunto non è qualcosa, come dire, di cui si devono occupare solo le donne, ma anche gli uomini dovrebbero imparare ad ascoltare le emozioni, a prendersi cura di quello di cui si occupano, ed è qualcosa che può essere davvero, può dare davvero un'altra immaginazione, un'altra visione del futuro. In un momento così difficile è importantissimo fare formazione interna e cambiare il modo di pensare. La parità di genere ha a che fare con questo cambiamento, quindi secondo me è centrale che la formazione aziendale si dedichi moltissimo ai temi di diversity inclusion, c'entri dentro e capisca come questi possono cambiare le procedure interne, perché da quelle procedure interne deriva poi anche il futuro delle aziende italiane. Grazie a Maura Gancitano, grazie per queste precisazioni e soprattutto speriamo che quello che ci siamo detti questa mattina, soprattutto per quanto riguarda la cultura di impresa, vada in questa direzione, vada in questo senso. La dottoressa Alessandra Carè aveva iniziato ad anticipare alcuni temi che erano di diversità per quanto riguarda il vissuto della pandemia, per quanto riguarda appunto come le donne e gli uomini hanno reagito a questa pandemia. Proprio perché lei dirige appunto il Centro di Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità, quanto in questa pandemia la medicina di genere può aiutare in questo senso? La medicina di genere, beh, ovviamente noi ci occupiamo di questo, ma penso che possa aiutare abbastanza, se non molto, in certi ambiti, perché comunque va affrontata a 360 gradi. Le differenze esistono, alcune evidenti, alcune meno.
Sappiamo per esempio che le donne vivono più a lungo, circa 5 anni più in media degli uomini, ma in questi ultimi 5 anni della loro vita hanno molte patologie croniche, prendono tanti farmaci, quindi non sono 5 anni di vita proprio tranquilli. E in questo senso va considerato anche il fatto, come accennava la dottoressa, che in tanti ambiti i dati relativi, in questo caso per esempio all'utilizzo dei farmaci, non vengono analizzati correttamente, stratificando per i due sessi e soprattutto arruolando numeri bilanciati di uomini e di donne. Questo vale in primis per gli studi clinici sui nuovi farmaci. Ancora nelle prime fasi, quelle in cui si studia più la sicurezza di un farmaco che non la sua efficacia, vengono arruolati decisamente più uomini. A tutt'oggi le donne sono intorno al 20-25%. Questo tipo di procedura, partita con un aspetto protettivo nei confronti delle donne che potevano poi essere o andare incontro ad una gravidanza, al momento risulta assolutamente non valido nella prospettiva poi di che quel farmaco venga utilizzato dagli uomini e dalle donne. Quindi possiamo fare tanto in questi campi per migliorare la situazione. Non è troppo difficile arruolare uomini e donne, se non al 50%, ma con dei numeri che si avvicinino. In questo senso però ritorniamo alle occupazioni femminili decisamente superiori, perché sembra che le donne dicano di avere troppe cose da fare per poter entrare in uno studio clinico che richiede poi un confronto con i medici piuttosto serrato, ovviamente proprio per un discorso di sicurezza dell'individuo. Questo vale anche per esempio per i vaccini. In generale, come dicevo, le donne hanno un sistema immunitario più efficace di quello degli uomini e quindi i vaccini nelle donne potenzialmente funzionano meglio, sviluppano un titolo anticorpale più alto. Non sappiamo se poi può durare più a lungo, ma in questa fase in cui così tanto si parla di vaccini, speriamo che ci mostrino i dati analizzati separatamente nei vari campioni, per verificare se effettivamente anche per i vaccini anti-Covid che aspettiamo tutti come la manna, queste differenze possano essere evidenti, insomma. Una cosa che volevo chiedere ai colleghi della Bocconi, se hanno visto delle differenze nell'approccio uomo-donna rispetto ai loro dati, analizzando il campione per fasce di età. Cioè, se sta cambiando qualcosa nei giovani oppure se non abbiamo speranze in questo senso. E per il resto, ovviamente, speriamo che i fondi del Recovery Fund vengano utilizzati al meglio, insomma, ci potrebbe essere veramente una fase importante, ciascuno nel suo ambito, insomma, per una rivalutazione degli aspetti importanti. E quindi vediamo, insomma, adesso siamo così, rimaniamo in attesa. Noi stiamo comunque lavorando, perché poi la legge per la medicina di genere indicava chiaramente come dovesse essere portata avanti a costo zero, e quindi anche questo non è stato e non sarà molto facile, insomma, speriamo possa essere implementato in questa fase di revisione. Grazie. Grazie dottoressa Carelli. Chi vuole rispondere alla dottoressa Carelli? La professoressa Profeta o il professor Galasso? Nei giovani c'è... Nelle vostre ricerche avete notato che c'è un cambio di direzione oppure no? Allora rispondo io, che sono più sintetico. No, in realtà non ci sono differenze d'età, per gruppi d'età, e non ci sono neanche differenze di genere guardando nella fascia di età. Cioè, scusate, c'è una grande differenza di genere anche guardando nella fascia d'età più giovane. E poi chiudo con una brevissima provocazione sui dati che abbiamo di un'inchiesta appunto campionaria che abbiamo fatto la settimana scorsa, in cui chiediamo a uomini e donne se vogliono fare il vaccino, se sono disponibili a fare il vaccino.
tenete presente che le donne sono molto meno disponibili a vaccinarsi degli uomini. Beh, perché come ha detto la dottoressa Carè, comunque noi sviluppiamo anticorpi anche prima, quindi già ci sentiamo protette. Quindi in qualche modo riusciamo a bilanciare. In questo caso non è tanto vero, ma insomma. No, lo so. L'ho detto, visto che il professor Galasso ha lanciato una provocazione, io ne ho lanciata un'altra. Visto che dobbiamo vivere 5 anni in più, in qualche modo dobbiamo supplire questi 5 anni. Allora ringrazio davvero tutti, grazie al professor Vincenzo Galasso, grazie alla professoressa Paola Profeta, alla dottoressa Alessandra Carè e a Maura Gancitano. Grazie davvero per essere stati con noi. Questo è il nostro contributo per comprendere e contribuire alla crescita dell'empowerment femminile, ma proprio per chiudere questa nostra giornata, così come abbiamo aperto, lascio subito la parola a Monica Parrella, presidente del board di Most Powerful Women, perché ha un bel programma già pronto per il prossimo anno, quindi per continuare a costruire questo nostro network di aggregazione, ma soprattutto donne, cercare di scardinare questi muri ancora culturali che ci separano dalla parità. Prego Monica. Sì, grazie Alma Grandini. Io vorrei ringraziare tutti i nostri ospiti, è stato un dibattito molto interessante e diciamo chiude l'anno 2020 delle attività del board del Most Powerful Women, e vorrei appunto lanciare il programma dell'anno prossimo, che toccherà molti dei temi affrontati nel discorso di oggi. In particolare cominceremo a gennaio, il 20 gennaio, a parlare di donne e cura. No? Più specificamente del tema donne e cura, e forse anche di quella che si può chiamare caring leadership, una leadership tipicamente femminile, che si occupa, come dire, degli altri, no? Una leadership mirata sugli altri piuttosto che su se stessi. Ma parleremo anche di STEM, di donne STEM, e parleremo di sostenibilità e di tanti altri temi che sono i temi centrali del nostro paese e a livello di dibattito mondiale, sempre con un punto di vista in qualche modo al femminile, ma con importanti e necessarie incursioni dal punto di vista maschile, perché l'equilibrio di genere è un valore, diciamo, da ambo i lati, sia quando c'è, e spesso accade, una prevalenza di voci maschili, sia quando, nel caso in cui si parli, come dire, di prospettiva di genere, c'è quasi sempre una prevalenza di voci femminili. Quindi grazie ancora a tutti i nostri ospiti e vi aspettiamo il 20 gennaio con un altro e-talk su donne e cura, in cui, diciamo, la protagonista, diciamo, del board di Most Powerful Women sarà Barbara Sabba, che è la presidente della fondazione Johnson & Johnson. Arrivederci a tutti. Grazie Monica, ricordiamo che i nostri appuntamenti sono semplicissimi, quindi ogni terzo mercoledì del mese, quindi saremo sempre presenti con questi incontri di Most Powerful Women, e ci salutiamo proprio grazie a tutti voi che ci avete partecipato, che ci avete seguito tramite i nostri canali social. Un augurio di buone feste a tutti e vi lasciamo con il programma dell'anno prossimo e con un filmato che abbiamo preparato su tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Auguri ancora e grazie per averci seguito. Buone feste e buon Natale a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie.
Molte donne stanno cominciando a infrangere il soffitto di cristallo. Ora speriamo ce ne siano molte, molte di più in anni migliori e che non faccia più notizia che una donna diventi vicepresidente degli Stati Uniti. Da qui possiamo solo ripartire, da qui dobbiamo ricostruire. E per fare questo non possiamo prescindere da tutti i talenti che abbiamo, talenti di giovani e anche e soprattutto talenti delle donne. Ora più che mai è fondamentale riprendere a immaginare e progettare. E proprio in questa fase di partenza, ma anche di riflessione, le competenze, le esperienze e le capacità delle donne devono poter emergere con sempre più forza e con autorevolezza. Tengo molto al progetto Fortune Most Powerful Women perché incoraggia un sistema circolare di condivisione e scambio tra le donne favorendo la loro crescita personale e professionale e stimolandole a creare valore sociale ed economico a supporto di una società più sostenibile ed inclusiva.